Amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Oggi pomeriggio ho visto uno spettacolo targato Premier League, targato Liverpool-Manchester City. E mi chiedo veramente, un giorno saremo mai con questa, come queste due squadre? Ma soprattutto parlo come intensità. Ragazzi, corrono, è vero che il campionato inizia, se non sbaglio, 10 giorni prima, giorno 5 di agosto, però questi corrono come tanti selvaggi, pazzesco. Grande inserimento di questo nuovo attaccante del Liverpool, Nunez, che veramente è un toro scatenato. Un pazzo veramente, e si porta a casa la Coppa, il primo trofeo della stagione per quanto riguarda la Premier League, si va in tasca al Liverpool di Jurgen Klopp, che veramente è un grandissimo nodo insieme anche a Guardiola, che anche il Manchester City ha fatto una ottima partita. Haaland magari non ha brillato come al solito, ha fatto una traversa praticamente a porta vuota. Ma ripeto, l'intensità che si è vista in questa partita è quella che veramente a me mi lascia sempre con la bocca aperta. Quello che veramente vorrei in questa Juventus, correre in questa maniera, correre con questa intensità, con questa precisione. Veramente è bello. La Premier è questa, bella veramente. Manchester City e Liverpool sono due grandissime squadre. Per quanto riguarda la Bundesliga, si è giocata anche lì la Supercoppa della tedesca, il Bayern Monaco, dopo un primo tempo strepitoso, si fa rimontare sul 4-3 da un grandissimo Lipsia, che riesce veramente a, magari forse il Bayern Monaco pensava di avere ormai la partita in pugno, quindi il Lipsia si è giocato tutto e per tutto e è riuscito quasi ad acciuffare il pareggio. Poi in un contropiede finale le Bayern Monaco con questo Sané, che praticamente ubriaca tutta la difesa, il portiere compreso, e mette in saccoccia la Coppa di Germania. De Ligt quindi alza il suo primo trofeo tedesco. E va bene, sono già squadre pronte. Con intensità, ripeto ragazzi, io la parola famosa è questa, intensità, veramente, ripeto, pomeriggio, veramente sono rimasto come sempre quando vedo queste partite con la bocca aperta, anche perché poi vado a riscontrarmi con la mia realtà, e la mia realtà purtroppo si chiama, lo sapete, non me la fate dire, speriamo che magari un miracolo possa accadere, ma si ci ingazzate, fino alla fine forse io.